Lezio Divina, mercoledì 18 gennaio 2023, tempo ordinario. Lettura del Vangelo secondo Marco 3:1-6. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: mettiti nel mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: stendi la mano. La stese e la sua mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Riflessione. Nel Vangelo di oggi meditiamo l'ultimo dei cinque conflitti che Marco presenta all'inizio del suo Vangelo. I quattro conflitti precedenti sono stati provocati dagli avversari di Gesù. Quest'ultimo è provocato da Gesù stesso e rivela la gravità del conflitto tra lui e le autorità religiose del suo tempo. È un conflitto di vita e morte. È importante notare la categoria di avversari che spunta in questo conflitto. Si tratta di farisei e di erodiani, ossia delle autorità religiose e civili. Quando Marco scrive il suo Vangelo negli anni 70, molti avevano ancora vivo il ricordo della terribile persecuzione degli anni 60, perpetrata da Nerone contro le comunità cristiane. Nell'udire che Gesù stesso era stato minacciato di morte e come si comportava in mezzo a questi conflitti pericolosi, i cristiani incontravano una fonte di coraggio e di orientamento per non scoraggiarsi lungo il cammino. Gesù nella sinagoga in giorno di sabato. Gesù entra nella sinagoga. Aveva l'abitudine di partecipare alle celebrazioni della gente. C'era lì un uomo dalla mano inaridita, un disabile fisico, non poteva partecipare pienamente, poiché era considerato impuro. Anche se presente nella comunità, era emarginato. Doveva rimanere lontano. La preoccupazione degli avversari di Gesù. Gli avversari osservavano per vedere se Gesù guarisce in giorno di sabato. Vogliono accusarlo. Il secondo comandamento della legge di Dio ordinava di santificare il sabato. Era proibito lavorare in quel giorno. I farisei dicevano che curare un malato era lo stesso che lavorare. Per questo insegnavano: è proibito curare in giorno di sabato. Mettevano la legge al di sopra del benessere delle persone. Gesù era una presenza scomoda, perché lui metteva il benessere delle persone al di sopra delle norme e delle leggi. La preoccupazione dei farisei e degli erodiani non era zelo per la legge, bensì volontà di accusare ed eliminare Gesù. Alzati e mettiti in mezzo. Gesù chiede due cose al disabile fisico. Alzati e mettiti in mezzo. La parola alzati è quella che anche la comunità di Marco usava per dire risuscitare. Il disabile deve risuscitare, alzarsi, vivere in mezzo ed occupare il suo posto nel centro della comunità. Gli emarginati, gli esclusi, devono vivere in mezzo? Non possono essere esclusi, devono stare insieme a tutti gli altri. Gesù chiama l'escluso a mettersi in mezzo. La domanda di Gesù lascia gli altri senza risposta. Gesù chiede in giorno di sabato: è permesso fare il bene o fare il male? Salvare una vita o toglierla? Avrebbe potuto chiedere: in giorno di sabato è permesso curare, sì o no?
E così tutti avrebbero risposto: non è permesso. Ma Gesù cambiò la domanda. Per lui, in quel caso concreto, curare era lo stesso che fare il bene o salvare una vita e non toglierla. Con la sua domanda Gesù mette il dito sulla piaga. Denuncia la proibizione di curare in giorno di sabato, considerandolo un sistema di morte. Domanda saggia. Gli avversari rimasero senza risposta. Gesù rimane indignato dinanzi alla chiusura mentale degli avversari. Gesù reagisce con indignazione e tristezza dinanzi all'atteggiamento dei farisei e degli erodiani. Ordina all'uomo di stendere la mano e la guarisce. Curando il disabile, Gesù mostra che lui non è d'accordo con il sistema che mette la legge al di sopra della vita. In risposta all'azione di Gesù, i farisei e gli erodiani decidono di ucciderlo. Con questa decisione loro confermano che sono di fatto difensori di un sistema di morte. Non hanno paura di uccidere per difendere il sistema contro Gesù che li attacca e critica in nome della vita.